Gentili telespettatori di Teleonda, siamo nella chiesa parrocchiale dei Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti in Taurisano, provincia di Lecce. Siamo soprattutto nel Tempio Sacro, dove sono custodite le spoglie mortali della serva di Dio Mirella Solidoro, della quale ricorre il quinto anniversario della traslazione. Salutiamo gli ammalati in tutti gli ospedali di Puglia e tutti i telespettatori che ci stanno seguendo in streaming in tutto il mondo. Nel quinto anniversario della traslazione delle spoglie mortali di Mirella Solidoro si celebrerà una messa, sarà presieduta dal nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca. Concelebrerà il nunzio apostolico in Madagascar, Sua Eccellenza Paolo Guartieri. Concelebrerà ancora Sua Eccellenza Monsignor Bruno Musarò, nunzio apostolico in Egitto e Lega Araba. Il coro della Madonna della Strada sarà diretto dalla maestra Annalisa Mauro, organista il maestro Flavio Primogeri. Dicevamo, in questo tempio sono custodite le spoglie mortali di Mirella Solidoro. Mirella ci ha lasciato un testamento culturale, religioso, l'ha lasciato soprattutto ai giovani come lei. Vivere per dare, morire per ricevere. Occorre dare un senso alla nostra vita e oggi questo senso purtroppo si sta smarrendo. Vogliamo ritrovarci periodicamente qui in questo tempio che si annuncia come è stato proposto come santuario per i giovani, dove i giovani possano ritrovare i valori della vita, le ragioni di un'esistenza degna di essere vissuta. Bene, ci prepariamo allora a seguire questo evento, questa cerimonia. La processione si prepara. Sta per incedere. Mirella Solidoro nasce a Taurisano il 13 luglio 1964 dai genitori Giuseppe Solidoro e Maria Franza, una famiglia composta da genitori e 5 figli. Ha studiato nella scuola elementare di Taurisano, ha ricevuto i sacramenti in Taurisano e già da giovane aveva dei malori che poi successivamente, durante la crescita, si sono acuiti, accentuati in una grave malattia. Ha frequentato anche la scuola elementare, oltre alla scuola media, e poi il primo anno di scuola superiore, che ha dovuto abbandonare a causa della sua malattia. Inizialmente si pensava a una forte cefalea, invece successivamente le è stato diagnosticato un tumore al cervello. Ha peregrinato per molti ospedali, Casarano, Tricase, Brindisi, fino a giungere poi a Lecce, dove il professore Ermenise nel 1978 la operò al cervello. In seguito all'operazione entrò in coma e stette in coma per circa 2 anni. Risvegliata dal coma, perse la vista. Non riusciva più a vedere. Nel periodo del risveglio ebbe una visione, un uomo, diceva lei, che le diceva di andare ad incontrarlo. Successivamente quest'uomo è stato riconosciuto come l'icona del crocifisso di Galatone e i familiari, subito dopo il risveglio avvenuto alla vigilia del crocifisso, quindi il 2 maggio, andarono ad incontrare praticamente il crocifisso nella chiesa di Galatone. Lei ha vissuto una malattia lunga e intensa, perché subito dopo il risveglio è vissuta per circa 20 anni a letto. È stato un riferimento per molti giovani, molti adulti, che continuamente andavano a trovarla
e lei aveva sempre delle parole di conforto, erano parole di sollievo per quelli che soffrivano. Invece di ricevere sostegno per la sua malattia, lei riusciva ad incoraggiare quelli che si portavano da lei. Nella lunga malattia ha incontrato anche degli seminaristi, ha incontrato dei sacerdoti, ha incontrato dei vescovi, ha incontrato delle suore con cui ha stabilito rapporti spirituali molto intensi. E le suore delle Marcelline di Tricase, dell'ospedale di Tricase, continuamente le facevano visita. Lei invitava sempre tutti quelli che si recavano a pregare insieme. Era devotissima del crocifisso ed era anche devota della Madonna. La sua lunga esistenza di dolore, ecco che entra il nostro vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli, che salutiamo, che celebrerà. Mirella, per tutte le persone che l'hanno incontrata, è stato sempre un punto di riferimento, che è servito a superare le difficoltà di chiunque la incontrava. Sono state numerosissime le persone che l'hanno incontrata e numerose persone si recano anche in questa chiesa a fare visita alle sue spoglie mortali. Noi abbiamo un quaderno su cui le persone che visitano questo tempio lasciano delle riflessioni, delle proprie riflessioni. E si prega spesso per Mirella Solidoro in questa chiesa. Ci sono dei gruppi di preghiera e degli amici di Mirella, che hanno cercato anche di divulgare le notizie su di lei. Le notizie su di lei sono stati editi dei calendari che raccolgono, diciamo, delle sue testimonianze trascritte e anche delle riflessioni di persone che l'hanno conosciuta. È stato pubblicato un testo sulla sua vita, un testo dagli amici di Mirella, e successivamente il postulatore, padre Aldo Cristoforo De Donno, ha pubblicato un altro testo sulla sua vita. Tutti questi elementi che io sto descrivendo si trovano su questi testi. E nel momento della sua morte lei è stata vestita con l'abito delle suore Marcellino ospedaliere di Tricase, alla quale era tantissimo devota. È stato, diciamo, dalla congregazione accettato questo fatto. Mirella Solidoro è stata consacrata suora laica marcellina, è stata la prima, perché successivamente, diciamo, è nato il movimento delle suore laiche marcelline. Noi adesso declamiamo alcuni versi di Mirella. Il mio dolore unito a quello del mio Signore. Questa è una poesia di Mirella. La vita è per me una valle di dolore e tante ferite si aprono nel mio cuore. Signore, fa che dopo tanta afflizione io posso trovare in cielo consolazione, vivere per dare, morire per ricevere. O Gesù, fonte d'amore, a te offro il mio dolore, fa che sempre riesca a dare e il tuo amore ricambiare. Il mio soffrire diviene dolce e leggero ogni volta che penso al cielo. O dolce cuore del mio Gesù, fa di me quel che vuoi tu. In questo letto di dolore io penso sempre a te, o mio Signore. Ti prego, muta i miei lamenti in mille lodi e ringraziamenti. Tu che dal cielo tutto vedi, Signore, Padre buono, per noi provvedi. O Gesù, Gesù d'amore, dona luce e conversione per la tua passione, perché l'uomo dia al tuo cuore solo gioia e mai dolore. Benedetta fu quell'ora in cui tu afferrasti il cuore mio,
non lasciarmi mai più sola, fino all'ultima ora del viver mio. Santo Padre, o Madre mia, voi siete la mia armonia. Io so che ancora dovrò soffrire, ma un giorno una grande gioia avrò, perché in cielo io verrò e con voi per sempre in paradiso resterò. Mirella, durante la sua malattia, è stata costantemente accudita dalla madre, che si è preso cura amorevolmente, ininterrottamente. Mirella aveva una grande stima e una grande riconoscenza per la madre e a volte, quasi quasi, si sentiva in colpa per il fastidio che le dava. Una figura molto importante, diciamo, durante il periodo di vita terrena di Mirella è stato il fratello Antonio, che lei considerava come un secondo padre o addirittura una seconda madre. Era una figura minuta, gracile, però aveva una forte spiritualità, riusciva sempre a consolare le persone. Lei ininterrottamente pregava, aveva continuamente la corona in mano e riusciva a dormire poco, quindi pregava anche di notte, pregava. Le persone consacrate e non che l'hanno conosciuta hanno avuto una grande impressione dal modo in cui ha vissuto la malattia, che lei diceva: accetto con amore questo dolore. Non cadeva mai in depressione o non era mai sconsolata, era fiera di sopportare le malattie per donarle a nostro Signore Gesù Cristo. Una poesia che particolarmente racchiude il senso della sofferenza e del dolore, offerto come dono, accettato come carezza, è proprio in questa poesia che sto per recitarvi, sempre di Mirella. Crocefisso. Crocefisso. Il mio sguardo a te fisso, a te che ti sei immolato per salvarci dal peccato ed hai lasciato all'umanità il tuo amore come eredità. Fa che io possa vedere te in ogni fratello che ha bisogno di me, nel povero che ha fame, nell'ammalato che soffre e geme, e ogni uomo che a te appartiene. Il 4 ottobre 1999 Mirella lascia la vita terrena. Il suo funerale è stato una meta di tantissime persone che l'hanno conosciuta, sia laici, sia persone consacrate, sia sacerdoti e anche qualche vescovo. Durante la celebrazione e il passaggio delle spoglie mortali dalla chiesa al cimitero, una massa enorme di persone si è riunita per renderle omaggio e per ringraziarla delle indicazioni che lei riusciva a dare. Nel momento in cui è deceduta, tantissimi si sono sentiti orfani perché non riuscivano più a colmare il vuoto che per loro Mirella aveva lasciato. Continuamente questo santuario viene visitato. L'8 aprile del 2011, durante la traslazione delle spoglie mortali dal cimitero di Taurisano in questa chiesa parrocchiale, tantissima è stata anche la partecipazione delle persone e dei fedeli. Una cerimonia che ha commosso tantissimo, anche perché in momenti successivi, e precisamente nell'ottobre del 2014, in Ugento si è aperta la fase del tribunale per la causa di canonizzazione di Mirella Solidoro. Sono stati indicati il promotore di giustizia,
il giudice delegato, il giudice attuario e altre persone che hanno lavorato per tantissimo tempo nel processo. Ecco, adesso entra la processione con Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli, Vescovo della Chiesa di Santa Ugento Santa Maria di Leuca, con presenza di sacerdoti, diaconi e successivamente anche seminaristi del seminario di Ugento. Ricordiamo che concelebrano Monsignor Paolo Gualtieri, nunzio apostolico nel Madagascar, e Sua Eccellenza Monsignor Bruno Musarò, nunzio apostolico in Egitto e Lega Araba. Sono ringraziati nel loro ingresso con un applauso spontaneo dei partecipanti alla celebrazione e ci accingiamo a seguire la Santa Messa che si celebrerà, ricordo ancora, in occasione del 5° anniversario della traslazione delle spoglie mortali della serva di Dio Mirella Solidoro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E il saluto questo di Cristo risorto, che è presente in mezzo a noi, in questa celebrazione eucaristica, nella quale vogliamo fare memoria dei 5 anni che sono trascorsi dalla traslazione dei resti mortali della serva di Dio Mirella Solidoro. È una gioia questa che riunisce la nostra comunità, ma è anche significativo che a questa celebrazione
concelebrano anche due nunzi del nostro territorio, Sua Eccellenza Monsignor Bruno Musarò, che è nunzio apostolico in Egitto. Lui è originario di Andrano e quindi, come dire, è molto vicino alla nostra comunità diocesana. E poi Monsignor Paolo Gualtieri, che è nunzio apostolico in Madagascar. E Monsignor Gualtieri è della nostra diocesi, è nato a Supersano e quindi partecipa, fa parte della nostra comunità. È bello che questa sera si uniscono anche i due nunzi, così la nostra celebrazione acquista anche un significato ancora più universale. Viviamo con intensità questo momento di preghiera. Soprattutto vogliamo pregare perché l'esempio di vita che Mirella ci ha lasciato diventi per noi un punto di riferimento del nostro cammino di vita cristiana. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che al Santo Vescovo Stanislao hai dato la grazia di concludere con il martirio il suo servizio pastorale, concedi anche a noi che lo veneriamo come intercessore di perseverare forti nella fede per tutti i giorni della nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero: lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. E così sollevarono il popolo,
gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni che dissero: «Costui non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Parola di Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, il tuo servo medita i tuoi decreti. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Beato chi cammina nella legge del Signore. Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi decreti. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove aveva mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là del mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro:
Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la vita e la testimonianza che ci ha lasciato la serva di Dio, Mirella Solidoro, riguarda diversi aspetti della vita cristiana. Questa sera io intendo sottolineare soprattutto uno, anche perché siamo nel tempo della Pasqua e questo tempo ci invita a riflettere sulla luce della fede, perché attraverso la luce della fede noi possiamo scoprire la presenza di Cristo risorto nella nostra vita e possiamo dargli testimonianza. In fondo, se volessimo anche sintetizzare un aspetto fondamentale, come dicevo, della testimonianza che la serva di Dio ci ha lasciato, è esattamente questo. Ci ha invitato, attraverso le parole, attraverso l'esempio, ci ha invitato ad avere fede in Dio. Perché questa fede, lo abbiamo ascoltato anche questa sera, nel brano del Vangelo. Questa è l'opera che il Signore attende da noi. Avete ascoltato il brano del Vangelo? Domandano a Gesù: ma che cosa noi dobbiamo compiere? Qual è l'opera che noi dobbiamo fare? E Gesù risponde: credere in colui che è stato mandato, cioè credere in Gesù. E allora, cari fedeli, comprendete come riflettere su questo aspetto significa ricercare un elemento che certamente è nell'esperienza di Mirella, ma che deve caratterizzare anche la nostra vita di credenti. Tutta la nostra esistenza deve essere illuminata dalla fede. E allora, vedete, abbiamo un certo senso un paradosso nella vita di Mirella. Lei a un certo punto, come voi sapete, è diventata cieca, non poteva più vedere con gli occhi, ma ha visto, e come ha visto, con gli occhi della fede. La fede allora, cari fedeli, è una luce, ed è una luce pasquale. Cosa vuol dire questo fatto? È una luce che vede anche nell'oscurità. È una luce che vede attraverso l'oscurità. È una luce che vede oltre l'oscurità. Vorrei che questi tre aspetti non vi sfuggissero. Perché Mirella ci ha dato proprio su questo punto un grande esempio.
Lei ha visto nell'oscurità della sua esperienza di sofferenza, di dolore, eppure dentro quell'oscurità, dentro quella tenebra della sofferenza, lei ha saputo vedere l'opera di Dio o l'opera che Dio operava e stava operando attraverso di lei. E ha visto quest'opera attraverso quest'oscurità, cioè ha guardato oltre, ha guardato non soltanto la sofferenza, ma ha visto oltre di essa. E oltre la sofferenza, come Gesù appunto risorto, Mirella ha visto la presenza del mistero di Dio che avanza anche quando noi non abbiamo la capacità di saperlo vedere e di saperlo incontrare. Dice un grande scrittore antico questa bellissima espressione: la fede è la porta che ci fa entrare nel mistero di Dio. È questa luce che attraversa tutte le oscurità della nostra vita e ci introduce appunto nel mistero di Dio, che evidentemente è sempre presente nella nostra vita, ma che noi non sempre riusciamo a cogliere. Soprattutto non riusciamo a cogliere quando l'oscurità della sofferenza, del dolore, della morte sembra, come dire, contraddire la presenza gloriosa del Dio della vita. La fede ci dona degli occhi nuovi. Difatti si dice, i grandi scrittori dicono, che la fede è come avere degli occhi spirituali per vedere quello che apparentemente sembra non essere presente. Eppure la fede, con questi occhi dello spirito, guarda in profondità e scorge la presenza del Signore che si manifesta anche attraverso aspetti che a noi potrebbero sembrare difficili da comprendere. Soprattutto, vedete cari fedeli, e questo credo che nella vita di Mirella appaia in una maniera evidente, la fede, dice Papa Francesco nella sua enciclica Lumen Fidei, la fede, attenzione a questa espressione, illumina tutta l'esistenza, tutta. Non c'è niente che la fede non riesca in qualche modo a illuminare con la sua luce e a far risplendere, ovviamente, dal punto di vista di Dio, la straordinaria bellezza e ricchezza del mistero che ci viene incontro e ci invade. Tutta l'esistenza, allora. Ecco il grande messaggio di Mirella. La sua esistenza, vissuta prevalentemente in un letto, è stata illuminata da questo sguardo che sapeva guardare in profondità e sapeva riconoscere in ogni avvenimento della sua vita, sapeva riconoscere la presenza amorevole di Dio. Per Mirella la fede è stata una memoria fondativa, cioè significa, per lei la sua vita non era fondata soltanto, come dire, su avvenimenti storici puramente umani, perché di fronte alla sofferenza viene da dire, capita a noi questa domanda: perché proprio a me? Come mai il Signore manda a me questo dolore? Ecco, per Mirella invece la fede è stata, come dicevo prima, una memoria fondativa, ha fondato la sua vita. Ha compreso, e lo dice nei suoi scritti, ha compreso che il Signore gli chiedeva di percorrere questa strada e ha usato parole, come voi sapete, parole straordinarie per dire la sua sofferenza. E lei ha capito che dentro questo mistero, che
che torturava e dilaniava il suo corpo, c'era invece un fondamento più grande. Non solo, ma per Mirella la fede è stata anche una realtà che l'ha proiettata verso il futuro. Certo, quando uno si trova in un letto con una grave malattia, sembra che non abbia nessun futuro. E invece è proprio qui, cari fedeli, non ci sfugga questo elemento. Proprio stando dentro una situazione così difficile come la sua, lei guardava avanti. Aveva una speranza. Sapeva che non sarebbe stata lasciata da sola. E di questo molti di noi che l'hanno incontrata ne danno testimonianza. Una luce dunque che apre uno squarcio verso la realtà della vita, nella vita, oltre la vita. In altri termini, la testimonianza che Mirella ci dona è che noi, cari fedeli, non dobbiamo mai perdere la speranza. La speranza significa guardare anche oltre, significa proiettarsi in una realtà che immediatamente noi non riusciamo, come dire, a delineare, ma che rimane un futuro che è nelle mani di Dio. E a quelle mani di Dio noi dobbiamo abbandonarci. Dice un autore, la speranza è veramente il sangue della fede. Se la speranza svanisce, è come quando noi perdiamo il nostro sangue e anche la fede si affievolisce. È molto bello questo esempio. Ci dice che fede e speranza sono sempre collegate l'una con l'altra. Chi ha fede spera. Ed ecco spiegato come mai noi possiamo dire, ma com'è che Mirella, nonostante appunto la sua sofferenza, continuava ad avere speranza? Perché per lei i due aspetti, queste due virtù teologali, erano strettamente congiunte. Chi spera ha fede, chi ha fede spera. E spera anche nei momenti più difficili della sua vita. Nello stesso tempo, la fede fa sbocciare l'amore. Il frutto più bello della fede è veramente una persona che ama e che insegna ad amare. Non è stato, cari fedeli, anche questo l'insegnamento che ci ha lasciato Mirella? La sua fede, così forte, così salda, è stata anche un dono d'amore ai suoi familiari, un dono d'amore alla comunità parrocchiale, in particolare a questa comunità, un dono d'amore a tutta quanta la nostra Chiesa e a tutti quelli che l'hanno avvicinata. Dice Sant'Agostino che la carità è fondata sulla fede, è costruita sulla speranza, ma, come dire, è capace di portare frutti straordinari nella vita di una persona. È capace soprattutto di fare di una persona una fiaccola d'amore. Io non ho conosciuto Mirella, l'ho conosciuto soltanto attraverso gli scritti, attraverso le testimonianze che voi stessi mi avete più volte richiamato. Ma veramente quando penso che una persona che ha vissuto la sua esperienza umana è stata capace di infondere fiducia, infondere coraggio, sostenere le nostre piccole, i nostri piccoli problemi e soprattutto continuare ad amare Dio, a sentirlo come un padre,
a rivolgersi a Lui veramente con tutto lo slancio del cuore, ad offrire la sua vita, un amore che offre la vita per gli altri a gloria di Dio. In questa liturgia stiamo celebrando la memoria di un martire, Stanislao, che è, come si può dire, il santo fondatore della Polonia. Viene dai polacchi, San Stanislao è sentito come il santo fondamentale. Un santo che è diventato anche un martire, ha offerto la sua vita. Ecco, Mirella in un certo senso, diciamo, per quello che riguarda un po' la nostra realtà, ha preso su di sé questo compito, il compito di dare a noi una testimonianza di una fede forte. Queste sono le parole che abbiamo ascoltato nella preghiera iniziale che io ho elevato al Signore. Quando ho pregato per San Stanislao ho detto che è stato un uomo da una fede forte, cioè una fede capace di essere continuamente richiamata anche in momenti di difficoltà e che dà origine, proprio per la sua fortezza, dà origine ad un cammino non soltanto personale, ma un cammino di comunità. Questa sera siamo riuniti qui come comunità, ma non solo come comunità parrocchiale e diocesana, ci sono anche fedeli che vengono da altre parti, da altre diocesi, tutti attratti, tutti, come dire, resi stupiti da questo esempio che Mirella ci ha lasciato. Cogliamo, cari fedeli, cogliamo questo suo messaggio, un messaggio che lei ha vissuto in una maniera straordinaria, ma che non è soltanto un suo appannaggio, il messaggio di una fede come lei ha vissuto che illumini tutta la nostra vita, è un messaggio che ci deve catturare, ci deve entusiasmare e dentro il quale ognuno di noi deve vivere la sua esperienza cristiana in tutti i luoghi e in tutte le vocazioni che il Signore dona a ciascuno di noi. Forti nella fede, noi continuiamo a vivere nella speranza e trasformiamo la nostra vita in un atto d'amore per tutti. Fratelli, la fede ci dice che tutto coopera al bene per quelli che Dio ama. Esprimiamo questa nostra certezza presentando al Signore le necessità dell'ora presente. Diciamo insieme, mostraci Signore la tua misericordia. Mostraci Signore la tua misericordia. Per la pace nel mondo. Perché il sangue versato dal Cristo per fare di noi una sola famiglia estingua gli odi, le guerre e le lacerazioni dell'umanità. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Perché il Signore susciti nella Chiesa uomini e donne capaci di unire le proprie sofferenze a quelle di Cristo sul Calvario per la salvezza del mondo. Preghiamo.
Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Per i nostri fratelli e sorelle che hanno perduto la vista, perché con l'illuminazione dello Spirito Santo sappiano vedere nel mondo la presenza del Padre che ama e dimostra la sua preferenza per i più deboli e su di loro si piega con tenerezza. Preghiamo. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Per le tante famiglie delle nostre comunità colpite dalle malattie e dalla miseria, perché il Signore faccia incontrare persone capaci di infondere fiducia, di consolare gli afflitti e donare vigore ai vacillanti. Preghiamo. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Per coloro che assistono i malati, i carcerati e gli esiliati, perché in essi sappiano vedere il volto di Cristo, bisognoso di cura e di attenzione. Preghiamo. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. O Signore, che ci hai creati redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di speranza e di carità, perché il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Resta dei tempi.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode che ti offriamo in memoria del santo martire San Stanislao, ci ottenga la gioiosa esperienza del tuo perdono e trasformi tutta la nostra vita in perenne rendimento di grazie. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, il santo martire Stanislao, ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo nostro Signore e noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santo Stanislao e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il vescovo di questa Chiesa particolare Vito, il vescovo Bruno, me indegno tuo servo, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nella gioia di Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Thank you.
preghiamo. O Dio, che nella festa di San Stanislao ci hai fatto partecipare a questo sacro convito, memoriale della morte del tuo figlio, fa che insieme ai tuoi santi martiri diventiamo coeredi della sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo grati al Signore per questo momento veramente bello sotto tutti i punti di vista, di lode, di ringraziamento, ma anche di sprone sull'esempio della nostra cara Mirella Solidoro. Grati a Dio per questo bellissimo esempio, ma anche ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Vescovo insieme alle eccellenze Don Bruno e Don Paolo che con noi si sono uniti nella preghiera per elevare al Signore questo momento di ringraziamento nel quinto anno in cui abbiamo traslato le spoglie mortali della nostra sorella dal cimitero di Taurisano qui nella nostra chiesa parrocchiale. È stato bellissimo cogliere quello che è per noi un rivivere. Nelle parole di Sua Eccellenza il Vescovo, quella fede intensa e oltre, come ci ha ricordato, della sua esistenza, se volete, sofferta tantissimo, ma con questa luce grande di Mirella Solidoro. Ringraziamo tutti quanti voi, ringraziamo i sacerdoti di Taurisano, tutti coloro che hanno voluto il vicario generale Monsignor Beniamino Nuzzo e tutti coloro che si sono uniti in questa particolare circostanza come momento di gaudio proprio e di elevazione spirituale a Dio. Quindi ecco, ringraziamo anche Teleonda che ha voluto trasmettere questa diretta, li ringraziamo soprattutto perché ce l'hanno offerta. Quindi ecco, grati al Signore, andiamo avanti con questa luminosità che ci ha richiamato Sua Eccellenza della nostra Mirella, oltre quella che era la realtà che lei viveva nella sofferenza. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Stanislao, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Stanislao la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Stanislao ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Diamo grazie. Dalla chiesa parrocchiale dei Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti in Taurisano, provincia di Lecce, in ricorrenza del quinto anniversario della traslazione delle spoglie mortali della serva di Dio Mirella Solidoro, abbiamo trasmesso la Santa Messa. A tutti gli ammalati e a coloro che sono provati dalla sofferenza, dalla sconfitta, lasciamo il modello luminoso di Mirella,
uniamo le nostre sofferenze a quelle del crocifisso e forse le accoglieremo anche noi come una grazia, come una carezza. A tutti i giovani in particolare e a coloro che hanno smarrito il senso della vita e si chiedono vivere per, lasciamo il testamento evangelico di Mirella: vivere per dare, morire per ricevere. Ringraziamo il nostro vescovo Monsignor Vito Angiuli, i nunzi apostolici Monsignor Bruno Musarò, Monsignor Paolo Gualtieri, il vicario generale Monsignor Beniamino Nuzzo, ricordiamo anche il parroco della nostra parrocchia Don Mario Politi, e non ci dimenticheremo, comunque non ci dimentichiamo, di Sua Eccellenza Monsignor Vito De Crisantis e anche di Don Napoleone di Seclì, che tanto hanno fatto per far conoscere Mirella. A te, fedele, credente in Cristo, che ti trovassi a passare da questo Tempio, entraci per adorare il Santissimo e per stare in compagnia della serva di Dio, Mirella Solidoro. Da Taurisano un saluto a tutti. Maestra, la manifestazione di destra.